Innanzitutto ringrazio i presenti per avere la sensibilità, diciamo, di comunque interessarsi a aspetti molto importanti della nostra vita cittadina. E ovviamente ringrazio tutti coloro che da molto tempo, anche rispetto alle aspettative legittime che vengono da più parti sollecitate rispetto a quest'opera, lo ringrazio tutti coloro che in questo periodo hanno lavorato intorno a questo progetto, dalla precedente amministrazione, dai tecnici, dagli amministratori attuali e dei tanti suggerimenti anche che sono venuti nel corso di questo periodo. È un'opera che, come sapete, insomma, è stata al centro anche diciamo, dei nostri programmi amministrativi recenti, che in qualche modo hanno un po' così pesato le aspettative, allo stesso tempo anche le volontà di molti cittadini rispetto a un luogo così, diciamo, di incontro, un luogo di vita quotidiano, ci riporta anche alla storicità di Loggia Mirtillo. E per cui, diciamo, rispetto a questo tipo di opera c'è stata veramente moltissima, in qualche modo anche molta attenzione, molta diciamo, ponderazione nel valutare ogni singolo aspetto, anche in funzione del fatto che andava a impattare su una parte del territorio di Loggia Mirtillo molto importante e dall'altro perché comunque coinvolgeva anche dei servizi, sottoservizi dei luoghi, aspetti importanti come l'aspetto arboreo, l'aspetto diciamo, dell'arredo, l'aspetto di qualche vincolistica. Per cui questo è diciamo, anche uno diciamo, dei motivi che uffici, le istituzioni hanno dovuto affrontare per rendere più possibile quest'opera, diciamo, una volta iniziata, speriamo, incrociamo le dita, senza troppe così, impedimenti. Detto questo, siccome coinvolge molti portatori di interesse, tra l'altro perché ovviamente ci sono molti cittadini che la vivono, ci sono attività commerciali, ci sono attività istituzionali, attività appunto anche creative, scolastiche, è chiaro che tutto ciò diciamo, implica dei coinvolgimenti, diciamo, sicuramente dei disagi, che però sappiamo diciamo, è una volontà di tutti, che è ben condivisa diciamo, il fatto di qualificare quei luoghi. Ovviamente nel tempo ci si è anche confrontati su quelle che erano le varie modalità, su come fare questa riqualificazione. Rispetto a questo appunto, voglio dire, molti numeri conoscete, è un'opera che sta un po' sulle spalle appunto di tutti noi cittadini e io mi sento tutto il gravame, diciamo, di questa, io come tutti gli altri amministratori. E tutti coloro un po' che ci lavorano dietro a questo progetto, perché sappiamo bene che è un'opera che, come sapete, è finanziata, diciamo, con i soldi dei noi cittadini, perché è un prestito della Cassa Depositi e Prestiti, e che ovviamente deve essere rimesso, diciamo, negli anni, e che in questo momento diciamo, è già partita in qualche modo anche l'operazione di valutazione tecnica di molti aspetti come quello dei rilievi, quello della valutazione arborea, quello della valutazione dell'elettrica e dell'impiantistica e pertanto diciamo, si è dato già avvio a questa fase anche amministrativa con la Cassa Depositi e Prestiti. In più sono state fatte numerose, diciamo, più di una riunione per quanto riguarda le altre istituzioni coinvolte, la provincia, guardie forestali, la sovrintendenza che come
immaginato, insomma, ha dettato anch'essa delle indicazioni a cui gli uffici, diciamo, hanno dovuto attenersi, hanno dovuto confrontarsi più volte anche con almeno un paio, due o tre sopralluoghi in sito. Per cui, diciamo, raccolti un po' tutte queste valutazioni e queste osservazioni, si è giunti, diciamo, a una determinazione progettuale che sta, diciamo così, per essere concretizzata. E così come ci è stato sollecitato, così come era anche legittimo che fosse, siamo qui con il tecnico detto Agostinelli, anche con la dottoressa Lovidio, con vabbè, la dottoressa Cristina ci illustra la parte, diciamo, un po' grafica, per, ecco, dare un po' l'idea di quello che avviene in questa progettazione. Ovviamente tutto quello che diciamo si sta immaginando, ovviamente si sta mettendo in concreto, concreto anche con una sorta di tempi che vorremmo cercare noi stessi di rispettare il più possibile. Abbiamo vissuto nell'ultima fase anche amministrativa, come, insomma, chi segue più da vicino l'aspetto della pubblica amministrazione, anche delle rivoluzioni in qualche modo della vita amministrativa, perché, come sapete, per esempio, non molto di recente, ma sono circa un anno fa, è stato rimodulato, è stato rivisto tutto il codice degli appalti, tutto il codice della trasparenza, dell'anticorruzione. Insomma, ci sono delle normative che hanno in qualche modo anche messo, hanno disorientato, diciamo così, gli uffici, ma comunque hanno dovuto anche modificare quello che era delle procedure e delle linee guida ormai collaudate, non ultima quella della stazione unica appaltante, che come sapete, insomma, comunque forse non tutti lo sanno, il comune di per sé singolo non può procedere a fare degli appalti sopra una determinata soglia, perché ha l'obbligo in qualche modo di aggregarsi con altri enti. E tutto ciò ha portato ovviamente delle lungaggini, ha portato anche un sovraccarico di queste procedure, e pertanto, diciamo, anche, diciamo, questi passaggi sono stati in qualche modo faticosi, perché abbiamo dovuto, magari su certe cose, poi ce lo diranno anche meglio gli tecnici, però chiedere anche dei pareri all'ANAC, che è l'organismo di nuova istituzione dell'anticorruzione, e magari su come procedere, diciamo, rispetto al capitolato, al bando di gara. E per cui, insomma, questo non è, insomma, io sto facendo un po' la fotografia di quello che è. Ovviamente siamo tutti desiderosi che quest'opera venga il prima possibile e venga fatta con sapienza, sperando di non avere intoppi burocratici e di avere il più possibile, diciamo così, l'auspicio, la possibilità di poterla concretizzare appunto più breve tempo possibile nel migliore dei modi. Detto questo, io poi per i tempi magari ci ritorniamo, insomma, perché magari ci illustra la cosa l'architetto Agostinelli, insomma, e anche la dottoressa Dovidio rispetto ai tantissimi stress che gli abbiamo dato in questo periodo, perché una delle, posso dirlo perché penso è stata una delle prime cose che ho affrontato appena iniziato il mandato, è stata la valutazione di questa alberatura della passeggiata, che, come sapete, ha comportato svariate posizioni e anche variate valutazioni, perché rispetto a quell'alberatura, che ovviamente è storia, che tutti noi siamo legati, però oggettivamente ci sono delle problematiche, uno di staticità, di vegetazione, insomma, così come i tecnici ci dicono, ma in più c'è anche un altro problema, un po' di
codice della strada, perché le carrozzerie si restringe, perché il codice non viene rispettato, insomma una serie di valutazioni che veramente entrandoci nel merito ci rendiamo conto come, seppure può sembrare un semplice così restyling di una strada, di una passeggiata, di fatto comporta anche tante piccole attenzioni, tanti piccoli risvolti, che poi tanto piccoli non sono, perché no, quando si va a infrangere il posto del codice della strada piuttosto che le norme rispetto alla legislazione, rispetto a magari anche ai servizi del sottosuolo, adesso ci sono normative diverse per l'Enel, per il gas, per la luce, l'acqua, insomma è chiaro che raccordare più enti poi diciamo le cose possono comportare di per sé una maggiore complessità. Detto questo io lascio la parola all'architetto Agostinelli. Sentite? Buonasera a tutti. Allora, passo subito alla presentazione del progetto di riqualificazione di Viale Pulito. Il sindaco ha detto gran parte diciamo, delle problematiche che abbiamo incontrato durante la stesura della progettazione, una progettazione abbastanza lunga, ma per acquisire poi il parere comunale ci vuole tempo. Anche noi purtroppo siamo soggetti a quella brutta bestia che è la burocrazia, quindi anche gli enti locali non è che sono esenti da questa mannaia, quindi la burocrazia consiste anche nell'acquisire i pareri comunali e per acquisirli ci è voluto molto tempo, solamente due alla sovrintendenza, un anno e mezzo circa. Quindi io partirei subito con questa presentazione. Abbiamo preparato insieme al gruppo di lavoro un book dove abbiamo inserito dei render, ovvero delle simulazioni della progettazione, e alla fine poi le mettiamo insieme in merito ai materiali, al tipo di progettazione che è stata prevista. Quindi questo è l'attestato del book. Il gruppo di lavoro è formato dall'ingegner Colantoni, che si occupa dell'impiantistica, la dottoressa Dovidio dello studio vegetazionale, del Giovanni Crepaldi che effettua i rilievi e della perito edile Valeria Cristini che si è occupato della modellazione del rendering. Un piccolo pensiero del sindaco, un master plan di tutto il viale. Come vedete il viale è rimasto intatto, quindi è un'operazione di intervento di prettamente di riqualificazione, di restyling, anche perché i paletti messi da tutti gli enti, dalla forestale, dalla provincia, dalla sovrintendenza, sono stati abbastanza rigidi nei loro pareri, quindi abbiamo dovuto apportare veramente dei piccoli ritocchi e abbiamo mantenuto l'assetto urbano così come. Questa è una visione, già un render, un inserimento fotografico, una vista della parte interna verso diciamo, l'ex cassa di risparmio. E come vedete insomma è rimasto l'impianto originario, quindi con le apparature originarie, con questo sistema anche di sedute ripensate, arredate in modo moderno ma non troppo, con questo sistema diciamo di salottini che è già presente lungo il viale. Questa è un'altra vista. La pavimentazione viene rifatta completamente con delle basole intrachite, è un materiale, una pietra lavica con uno spessore adeguato per essere cavabile e come vedete poi centralmente c'è una raccolta, un canale di drenaggio, una raccolta delle acque continue per tutto il viale. E i salottini come a sinistra e questo è un particolare con delle fioriere centrali e laterali con le panchine messe a L, quindi per agevolare con la conversazione e per socializzare maggiormente. Questa è la viola spartitraffico, l'abbiamo leggermente ampliata per volere anche qui della sovrintendenza e della nostra dottoressa Dovidio per
far, diciamo, tra virgolette, respirare un po' più gli alberi che abbiamo mantenuto, non abbiamo dovuto abbattere le problematiche poi note. Questa è un'altra vista all'altezza del, diciamo, dell'ingresso principale della scuola di Montaggio. Questa è un'altra, sempre, diciamo, a metà del viale di fronte alla scuola. Questa è ancora un'altra vista, altezza edificio M, per capirci, ex M. Abbiamo riproposto un po', riducendo anche l'intervento fatto sul terminal bus e alla presenza anche di paramenti all'interno del viale, l'uso di mattoncino e l'uso di comunque elementi in ferro con ringhiera romana, proprio per riuscire un po' l'arredo urbano e gli elementi caratteristici architettonici edifici anche già presenti all'interno del viale. Questa è la parte terminale, andando verso il terminal bus, diciamo la parte curva. Questa è la vista al contrario, invece, direzione ufficio postale. E questa è una comparazione tra lo stato ante e lo stato post, quindi potete valutare come l'intervento si inquadra all'interno di una situazione già esistente. Questo è quel sistema, dicevo, di salottini che abbiamo comunque riproposto per non sconvolgere anche troppo, diciamo, l'idea della passeggiata, che è anche un luogo di passeggio, perché fino all'Ottocento la delibera del Comune di Poggio Pitteo era proprio questa, l'istituzione di una passeggiata per la cittadinanza, per i cittadini di Poggio Pitteo. Questa è un'altra vista di decorazione. E penso che, ecco, abbiamo terminato con queste viste, vado un po' di corsa perché l'avete già apprezzato nei render iniziali. Quindi questo, diciamo, è una presentazione. Naturalmente non possiamo andare oltre con la progettazione, perché poi la progettazione è in fase di approvazione, quindi poi la progettazione sarà anche oggetto di gara. Questo è quello che abbiamo elaborato e abbiamo proposto come presentazione. Io passerei la parola a Daniela, che in qualche modo, diciamo, siccome si occupa di una parte importante di tutta, perché poi la parte che, diciamo, impatta, era più a cuore anche tutti, la parte degli anni, anche, diciamo, la pavimentazione, però l'alberatura è stato oggetto di moltissime perplessità. Allora, buonasera a tutti. Per quanto riguarda lo studio delle alberature, io mi sono occupata esclusivamente della parte a verde, quindi delle parti di alberi e quindi dei nostri platani, perché ormai tutti siamo più o meno legati a queste piante presenti nella passeggiata. Per quanto riguarda le piante presenti, al contrario di quello che si pensa, sono abbastanza numerose. Gli esemplari presenti adesso sono, l'ultimo censimento che è stato fatto, quello che fa riferimento a questo progetto, sono 71 le piante presenti sul viale alberato. Di queste la maggior parte sono platani e su una piccola parte, in numero di 7, sono aceri mecondi e 2 aceri platanoidi. Per quanto riguarda i platani, allora, l'assetto originale e quindi la messa a dimora originale delle piante risale al 1892, mentre la passeggiata del 1886, quindi la passeggiata come pubblica passeggiata, l'impianto arboreo, il primo impianto arboreo, è del 1892.
Di questi, quanti esemplari sono rimasti originali? Dunque, dagli studi che io ho fatto precedentemente con la mia tesi di laurea, alcune piante che sono state tolte per problemi di sicurezza, che io ho avuto la possibilità di esaminare anche attraverso degli studi sugli accrescimenti legnosi, dunque le età erano variabili, c'erano molti falsi anelli dovuti a dei problemi che poi insomma sono stati un po' ricostruiti dovuti a dei problemi di alterazione degli apparati radicali, soprattutto nei tempi di guerra. Comunque diciamo che gli alberi hanno un'età variabile dai 60 ai 90, 100 anni. Alcuni probabilmente 2-3 anni, sì, ci sono tutti, alcuni sono più giovani, sono del 1977, insomma alcune piante sono una quindicina, sono degli anni 70, quindi hanno 40 anni, comunque il range di età insomma delle piante che noi troviamo passeggiate va veramente dai 40 ai 99, 100, 102 anni. Per quanto riguarda il problema fitosanitario, cioè lo studio che è stato commissionato è stato quello di andare a valutare la stabilità di queste piante, cioè la pianta è in questo ambiente ad alta frequentazione, ha ancora tutti quei parametri di sicurezza tali da permettere ai fruitori, quindi ai cittadini, di poter camminare tranquillamente anche in situazioni un po' più problematiche, forti piogge, venti. Dunque la situazione fitopatologica non è eccezionale, le piante poi insomma, sono sotto gli occhi di tutti, presentano delle cavità estese, delle alterazioni legnose molto evidenti, quindi il problema è stato valutare in maniera obiettiva e non molto e mettere anche la parte sentimentale, perché essendo nato un po' genetico anch'io, la parte sentimentale prende il sopravvento su tutto, come per tutti quanti noi. Quindi sono state fatte delle analisi visive per ogni albero, cioè una scheda che è come una carta d'identità personale, sono stati rilevati tutti i parametri che vanno dalle caratteristiche principali, i parametri dendrologici, quindi altezza, diametro, circonferenza, altezza del castello, a delle valutazioni che riguardano proprio la stabilità e la misurazione delle cavità. Ogni cavità, cioè ogni albero con presenza di un'alterazione evidente, che è quella evidente anche per voi, cioè una cavità, è stata misurata e è stato valutato tutto quello che c'era all'interno della cavità. Quindi il risultato, a spiegare tutto sarebbe lunghissimo logicamente, a questo sono stati affiancati non solo un'analisi visiva ma anche un'analisi strumentale attraverso l'utilizzo di un resistograph che rimanda praticamente quanto legno è sano rispetto alla parte malata. Da questo è uscito fuori il dato che a voi interessa, è quante piante dovranno essere sostituite perché i parametri di sicurezza non sono tali da dire teniamoli ancora. Sono 28 le piante che dovranno essere sostituite su 71. Abbiamo cercato di preservare le piante con il diametro maggiore che fanno ritenere di essere insomma quelle dell'asse originale del 1892. Questi verranno fatte delle potature, delle speronature, cioè delle riduzioni di chioma per portarle ad altezze di 9-10 metri massimo, e poi verranno fatti degli interventi volti alle ripuliture delle cavità interne, insomma da tutto il materiale alterato che c'è all'interno che continua a portare dei problemi, e altre piante poi verranno sostituite con nuovi esemplari di altezza idonea. È normale che a livello visivo, insomma, ai primi tempi sarà un po' drammatico vedere delle piante molto più piccine rispetto a quello che è l'asse originale, però le valutazioni sono state fatte, vi posso assicurare, con molta oculatezza, insomma, cercare di, cioè tutte le piante, anche quelle che restano, hanno comunque delle problematiche da essere lasciate, però mettendo sotto controllo e poi sistemate al meglio nel tempo. Grazie. Posso fare una domanda? Vai a aggiungere qualcosa? No, buona. Aspetta.
io volevo, vabbè, a parte ringraziare, sì, possiamo magari argomentare, diciamo, raccogliamo qualche domanda, possiamo farne due o tre, magari poi possiamo rispondere e comunque raccogliere quelle che sono delle vostre osservazioni. Prego, Archetto. Dai rendering che avete rappresentato mi sembra di capire che l'intervento riguarda esclusivamente la parte pedonale entrando lato sinistro, entrando in città, e tutto il fronte edilizio sulla destra, che risulta diciamo in larga parte, non dico sprovvisto, ma che risulta sprovvisto o di marciapiedi inadeguati, non è stato assolutamente preso in considerazione. Volevo sapere per quale motivo, se era una limitazione imposta dagli enti sovraordinati o se è stata proprio una scelta dell'amministrazione quella di concentrarsi su la sola passeggiata, individuando quindi due settori, uno di serie A e un altro di serie B, se mi passate l'accostamento. Grazie. No, non c'è né il lato di serie A né il lato serie B. Non dimentichiamoci che via Regi De Vito per la parte stradale ma sarà provinciale, quindi c'è degli ingombri ben precisi che in conferenza di servizi la provincia ha ribattuto essere di rispettare, insomma, quelle dimensioni lì. E quindi c'era un problema anche di, si era anche valutato e pensato di allargare il marciapiede lungo i negozi, tutto il lato, diciamo, il lato B. Il problema è che si restringeva la carreggiata stradale della provincia. Si era pensato anche di tentare di operare una bonifica totale del via Alberato, cioè viale storici, alberati di platani, ne abbiamo discusso con la dottoressa del video per mesi. Bonifica vuol dire togliere completamente tutti gli alberi e ripiantare e ricostituire, diciamo, un impianto nuovo. Così facendo potevamo un pochino mangiare dei metri e dello spazio sulla parte pedonale e allargare la parte invece da B. E ciò però non è stato possibile perché la sovrintendenza è stata su questo momento. Ma non sarebbe sufficiente eliminare, veniva conservata la fila dei parcheggi, giusto? Cioè sarebbe stato sufficiente eliminare il fronte destinato a parcheggio. Esatto. Cioè l'obiettivo dovrebbe essere quello comunque di garantire, a mio avviso, anche migliori qualità di vita non soltanto alle attività commerciali che si trovano sul lato B, ma anche a quelli che sono gli avventori. Cioè, aspetti sindaco, finisco e poi non replico più. Quindi a mio avviso già questa presentazione, che viene indicata come riqualificazione del viale De Vito, è impropria, perché risulterebbe riqualificazione della sola passeggiata. Poi a questo si possono collegare tutta una serie di altre tematiche, no? Quindi l'investimento economico volto a quest'opera anziché altre urgenze richieste dal territorio, però questo è un altro discorso. Quindi, però chiuso. Grazie. La scelta, diciamo che queste valutazioni ovviamente poi fanno parte anche di scelte più importanti, amministrative, di programma, insomma. Io, diciamo, ovviamente registriamo queste cose perché tra l'altro ci sono state oggetto anche di approfondimento da parte degli amministratori anche che mi hanno preceduto, e sin dall'inizio diciamo la valutazione della conduzione, diciamo, dei parcheggi a procedimento ovviamente non è l'abilità del sindaco pro tempore che magari riesce
a trovarne, diciamo così, il numero sufficiente per quello che può essere compensare l'abolizione di quelli esistenti in viale Gidevito. E tra l'altro parliamo di una condizione, quella di riqualificare i marciapiedi e dal lato diciamo anche i negozi, che ovviamente dovrebbe andare in pari passo con quella di dare la capacità recettiva del paese, di questa, diciamo, dei luoghi che vengono vissuti. Quindi sono temi importanti, sono temi che, voglio dire, chi affronterà la vita amministrativa affronterà di volta in volta, si vedrà come poter sopperire a una condizione di viabilità anche pedonale dall'altro lato, che sicuramente può migliorare, seppure una piccola parte c'è di marciapiede. Però insomma, in questa condizione, diciamo, l'oggetto della valutazione e della riqualificazione si è concentrata sin dall'inizio su questo aspetto, diciamo, fronte scuola, diciamo, fronte pedonale. Detto questo, sono osservazioni giuste che noi, l'amministrazione tutta, prende in considerazione e faremo tesoro. Sì, allora appunto ringrazio il sindaco e ringrazio i cittadini che partecipano a questa riunione. Io sono Sandro Mancini, cittadino di Borgo Mentero. Dico questa cosa perché ricopro anche altri incarichi, faccio presidente dell'ambiente, faccio parte dell'ACI, ma sono qui come cittadino. E ringrazio il sindaco e i cittadini non per piaggeria, ma perché il 12 gennaio di quest'anno si è tenuta una riunione di cittadini organizzata da noi, denominata Consiglio Comunale dei Cittadini, proprio allo scopo di stimolare la partecipazione della cittadinanza all'attività amministrativa. Durante questa assemblea è stata scaturita l'esigenza di affrontare per iniziare questi due problemi, la passeggiata e il problema dell'ASL. Quindi ringrazio il sindaco perché ha accettato questo confronto, e non è scontato che tutte le amministrazioni passate succeda questa cosa, quindi lo ringrazio il sindaco e l'amministrazione. E ringrazio voi che così numerosi partecipate. Ora cerco di arrivare al tema di questa serata. Vorrei affrontare questo discorso della passeggiata in due momenti, nel merito e nel metodo. Ora, sicuramente nel merito non c'è dubbio che sia una cosa molto importante, anzi necessaria, il recupero di viale Gidevito della passeggiata. Lo dico parlando da cittadino e da soggetto, da persona. Io sono ipovedente e vi assicuro che a volte, nonostante sia sempre accompagnato nelle mie passeggiate, nonostante mi appoggio a qualcuno, inciampo lo stesso, perché gli ostacoli, le difficoltà che stanno in quel viale sono notevoli, quindi è senz'altro necessario farlo. Ora, però c'è da chiedersi come farlo. Non è certo la prima volta che ci troviamo a parlare della passeggiata, e molti tecnici che si sono confrontati in assemblee aperte mi hanno fatto notare che probabilmente la cifra di 1.250.000 euro è una cifra notevole per realizzare l'opera che si sta andando a realizzare. Inoltre, la cosa che ci terrei a sottolineare, qualcuno lì, la dottoressa Ovidio, il sindaco, ha parlato di alberature che adesso sono pericolanti. Chiediamoci perché. Cioè, quelle piante, bene, voi tutti lo saprete sicuramente, ma è bene che si sappia che non è sono pericolanti o malate perché sono state sfortunate o hanno una salute cagionevole. No, queste piante, due primavere fa, due maggi fa, sono state podate in piena emissione di foglie. Dalla provincia, sicuramente dalla provincia, non dal comune, però sono state podate provocando uno stress incredibile a queste piante, e i buchi di cui parlava la dottoressa Duidio sono dovuti a capitozzature fatte in modo folle e senza assolutamente curarsi di disinfettare gli attrezzi che si usavano, che hanno provocato questo tipo di danni. Vi dirò di più, delle piante che mancano sul lato destro sono state in modo, secondo me, protervo, tant'è vero che ho avuto occasione assieme al consigliere Consumati di sedermi sotto una pianta per impedirne l'abbattimento, piante in perfetta salute sono state abbattute perché magari creavano problemi di altra natura, e sono molto scende a far polemica. Allora, quello che dico, sicuramente è necessarissimo mettere a posto la passeggiata e sistemarla. Probabilmente andrebbe ripensato il metodo, il tipo di lavoro, e capire e spiegarci come.
Ancora di più, nel metodo mi chiedo, ma a noi cittadini che pagheremo un mutuo fino al 2044, ma qualcuno, questo progetto, ribadiamo che non parte da questa amministrazione lo ha mutuato, quindi viene da lontano, mi chiedo, questo mutuo che noi pagheremo fino a, cioè io adesso ho una nipotina che c'ha un anno, c'era 27 anni quando finì da pagare il mutuo. Ora, qualcuno, e questa è la partecipazione, ha chiesto che cosa pensavamo di questo impegno, ci ha chiesto se le nostre esigenze fossero soddisfatte da questa cosa. Io so, per la condizione che dicevo prima, di competenza, non so se nel progetto si è visto il tavolino del Codra, ma il tavolino del Codra, dove arrivano, afferiscono molti pullman che fanno, arrivano a Poggio Mendello, non c'è il bagno. Ecco, noi arriviamo a Poggio Mendello, non abbiamo un bagno pubblico per una cosa di questa natura. Vorrei, guardate, mi lascio, però mi piacerebbe riallungare, mi piacerebbe veramente ripetere l'esperienza di confrontarci. Questa non è una critica severa o con uno scontro con l'amministrazione, ma è la proposta di un metodo. Io credo che sia importante, la prossima volta io proviamo anche a chiedere per la dell'ASP, proviamo a parlare, a chiedere per la dell'acquedotto, confrontiamoci tutti, tra qualche giorno su Facebook mi leggeranno 2000 tipi di proteste che aggiustano l'acqua, parliamo, cioè, chiediamoci perché prima che succeda. Io mi ostinerò a chiedere all'amministrazione e chiedere a voi, incontriamoci e confrontiamoci. Credo che questa sia l'unica strada intelligente, positiva, senza fare neanche acrimonia o aggressioni o denigrazioni, è il confronto. Noi che abbiamo eletto, che abbiamo chi ha votato, comunque abbiamo un'amministrazione che ci governa, abbiamo il diritto e il dovere di far recepire le nostre istanze, invece che sta sempre magari al bar o su Facebook a chi non vanno bene le cose. Grazie. Grazie Sandro, io accetto ovviamente questi inviti e anche queste osservazioni. Vi dico che personalmente sono sempre per il dialogo e il confronto, ovviamente quando viene sollecitato e riusciamo a conciliarlo con tutto quello che è il contesto che viviamo, ben venga, e penso che l'amministrazione non si è mai sottratta né in passato, immagino, né tantomeno adesso. Certo, i tempi possono slittare perché gli adempimenti, le scadenze sono enormi in un momento di sofferenza veramente molto importante. Io torno a ripetere, insomma, io sono pro tempore, sono di passaggio, per cui ritengo che il mio impegno, come tutti noi, per cui allora io, cioè, torno a ripetere, lo dico spesso anche quando stiamo, perché dico che cerchiamo di mettercela tutta, fermo restando che ritengo necessario l'input che possano dare i cittadini, quando magari, insomma, noi ci dobbiamo dilungare in questo, io accetto queste cose, altri confronti ben vengano. Posso fare una piccola parentesi anche sull'altro argomento che Sandro Mancini ci ha sollecitato, magari lo dirò alla fine dell'incontro, sull'aspetto tecnico però delle alberature, sulle quali mi dovete credere, guardate, io personalmente e anche tutti coloro che hanno collaborato, sono stati vicino a me, sanno che anche un ramo tagliarlo vuole. È chiaro che noi dobbiamo fare tutto ciò conciliando con quello che è le aspettative, ben vengano, ma anche quella che è una sorta di procedura tematica nella materia che deve essere un po' rispettata. E ovviamente noi che siamo tuttologi ci riferiamo. Abbiamo permesso alla provincia di fare un scempio. Sì, no, però ecco, no, su questo poi comunque c'è comune, Daniela, e personalmente dico che ogni osservazione, anche tu Sandro, che hai fatto, ho cercato di rimediare in progress magari su alcune cose, e poi non riuscendoci, ben venga, insomma, siamo sicuramente tutti quanti perfettibili. Però ecco, su questo aspetto tecnico risponde... Posso rispondere io a Sandro, poi Sandro lo sa, insomma, sotto a quella pianta, insieme a Walter c'ero anch'io, quella pianta famosa che dicevi tu l'altra volta. Che era sana? Sì, era la pianta sana. B, la mia pianta B, sì. A parte, insomma, questo non c'è neanche questa amministrazione, io volevo risponderti perché non mi sono dilungata su tutta la storia, insomma, del perché le cavità. Tu hai accennato, effettivamente il problema delle cavità è dovuto all'intervento errato che si è perpetrato
ma dal 1900 ai danni di quelle povere piante, perché è vero che negli ultimi 10 anni, 15 anni le piante sono state potate dalla provincia, e tu sai, l'ultima volta ne parlammo proprio io e te, due anni fa, quando hanno fatto l'intervento ulteriore. Il problema è che la capidozzatura è stata utilizzata dal 1900 in poi, quindi queste povere piante con cadenza di 5, massimo 10 anni sono state soggette ripetutamente all'eliminazione quasi totale della chioma, e questo ha portato purtroppo a dei gravissimi problemi infatti sulla parte del castello. Ti posso dire che delle 71 piante presenti, le 68 piante di platano presentano tutti problemi più o meno ampi al castello, quindi l'attaccatura tra la fine del tronco e le branche principali della chioma. È normale che noi abbiamo cercato, io ho cercato di sensibilizzare l'amministrazione dicendo e dando delle indicazioni, cioè alla fine della mia relazione il piano di gestione decennale dell'alberatura, sia sulle piante dell'asse originale, quindi quelle che rimarranno a dote, che sulle nuove. Quindi il comune ha anno per anno tutti i tipi di interventi che devono fare sulle piante. Mi auguro, e io starò al tuo fianco, tu lo sai, c'è pure una testa di cambiamento, loro lo sanno, l'ho detto. C'è pure il sindaco, io non voglio vedere più le capitozzature, mi rifiuto anch'io, tant'è che sul monitoraggio, sull'analisi, sul tipo di potatura io non parlo mai di capitozzatura ma di speronatura e di alleggerimento delle branche, quindi devono soltanto essere riportati un anno sì e un anno no, non ogni 10 anni ma ogni 2 anni. Devono essere tolte le altezze eccessive, quindi calcolando che crescono di 1,5 metri, 2 riportarle all'altezza che io gli ho consigliato di sicurezza per tutte, e anche per una questione anche di visione, visibilità, luce dei palazzi che nel 1892 non c'erano ma adesso ci sono, quindi io gli ho consigliato di portare e mantenere le piante ad un'altezza di 9-10 metri massimo, dando però, cercando di ricostruire attraverso delle potature mirate la chioma più simile alla naturalità delle piante stesse. Questo è chiaro, Sandro, cioè io l'ho messo proprio in un allegato che è piano di gestione decennale delle alberature di via di Vito, e per ogni anno c'è scritto quello che devono fare. E dei soldi e dei... Non posso parlare, sindaco? Ho chiesto di parlare. Non hai fatto finta di non sentire. No, lo tengo io. Dunque, io sono un cittadino di Poggio Mercato, mi chiamo Walter Consumati e incidentalmente faccio il consigliere comunale in questo comune. E dico subito, ringrazio il sindaco perché mi ha presentato questo progetto, perché il consigliere Consumati non conosceva questo progetto, non ha avuto mai l'opportunità di discuterla nelle sedi opportune, ci è voluto un consiglio dei cittadini per costringere il sindaco a presentare questa cosa. Non voglio dilungarmi, voglio dire solo alcune cose essenziali. Adesso ho visto il progetto, di fatto cambiano i materiali ma l'impostazione è quella della vecchia passeggiata. Sempre incidentalmente nel 1977 facevo il consigliere comunale e sono tra coloro che hanno contribuito a fare la passeggiata sul progetto dell'ingegner Fiori, quello che ha fatto quell'opera. Vi voglio dire, quella passeggiata è rimasta uguale perché sostituiremo il cemento armato con i cigli di marmo di Carrara, il bitume con non so quale tipo di marmo. Però quando abbiamo fatto quell'opera, è vero che sono passati 40 anni, è costata 25 milioni, cioè l'equivalente di 13.000 euro di oggi. Adesso ci presentano un progetto che costa 1.253.000 euro, quindi 100 volte tanto per fare qualcosa di uguale che cambia soltanto nei materiali. Poi dopo mi smettiranno probabilmente. Ma la domanda che mi faccio è questa: se oggi discutiamo di questa cosa e lo facciamo a un anno, a 3 anni e 7 giorni dall'insediamento di Picarelli sindaco,
e 3 anni fa abbiamo assunto un mutuo per il quale paghiamo 33.000 euro all'anno circa, e il 30 giugno pagheremo la quinta rata di questo mutuo. La domanda è questa: tutte quelle procedure che stiamo facendo adesso, l'impatto ambientale, la sovrintendenza, la provincia di Rieti, i tecnici, non dovevano per caso essere fatti prima di chiedere il mutuo, prima ancora di caricare sui cittadini di Poggio Perteto questa somma che è aggiunta ad altri, fa 180.000 euro l'anno di mutui? Noi come cittadini di Poggio Perteto ci portiamo sul groppone i mutui trascorsi, compreso quello della piazza, che ancora avremo 7 anni di tempo. Finisco, lo so, do sempre fastidio, perché le tue verità sono le verità. Tu sei il sindaco, sei stato eletto, puoi dire quello che vuoi, ci hai raccontato un sacco di storielle, ci hai detto come vanno le cose, io mi sono preso gli appunti, di solito non lo faccio. Tu hai parlato, ma tengo a questo, io sto dicendo di questo, sto parlando del perché sono 3 anni che paghiamo un mutuo e lo chiedono a tutti i cittadini come me. Ma voi avete mai comprato una casa cominciando a pagare il mutuo 3 anni prima? Non 3 anni prima, perché quando il sindaco ci ha detto che adesso è cambiata anche la normativa, è cambiata adesso, non è cambiata nel momento in cui avevano assunto il mutuo. Se l'avessero bandito subito la gara, probabilmente c'era qualche altro problema. Il problema, non ho visto la fontana lì, non ho visto, lì c'era, nel progetto originale c'era una fontana. Perché io sempre cittadino, prima di te sindaco, con il vice sindaco Renzi, non prende in giro la mia intelligenza, che è pure poca rispetto alla tua, però se mi permetti, io l'ho visto con il sindaco, con il vice sindaco Renzi questo progetto la prima volta, con l'architetto Agostinelli nella sala consigliare del comune, in una riunione internossa. Il consiglio comunale di Poggio Perteto non ha mai avuto modo, eppure questa riunione, se mi permettete, fino a prova contraria, ogni singolo consigliere è l'amministrazione comunale di Poggio Perteto. Io non sono stato invitato come amministratore a partecipare a questa riunione, ho partecipato perché i cittadini sono stati invitati. Quindi questo è il modo con cui intendi e porti avanti ormai da 3 anni la tua amministrazione comunale. Finisco, non voglio rubare il tempo a nessuno, dico soltanto che vorrei delle spiegazioni, e lo dico in maniera molto semplice ai cittadini che probabilmente la pensano come me su questa cosa. 1.252.000 euro equivalgono circa, per la superficie che andiamo a trattare, a 1.000 euro al metro quadrato. Il costo di la costruzione di una casa ben fatta si aggira sui 900.000 euro al metro quadrato. Ci si potrebbero costruire tanti metri quadrati di casa da sopra. Invece dobbiamo fare una pavimentazione, probabilmente dei sottoservizi, perché quella illustrazione, tra l'altro, trae pure in inganno, perché ci sono delle zone verdi che non sono di proprietà comunale, sono delle zone private, e loro ce l'hanno messo per abbellire tutto. Spiegateci perché mai tutto questo ritardo, a che cosa è dovuto il fatto che noi per 3 anni, solo 3 anni, che paghiamo degli interessi su dei soldi che sono giacenti non si sa dove. E diteci pure, visto che siete lunghi anche nell'approccio, quanto occorrerà perché venga bandita una gara che consenta di iniziare. Io personalmente vi do un suggerimento, ve lo do da cittadino e da consigliere comunale: ripensate questa cosa, fate una pavimentazione più congrua. Non c'è bisogno di fare delle panchine speciali, perché se nella piazza ci sono delle panchine che ormai stanno lì da oltre 10 anni, sarebbe il caso di usare gli stessi materiali nel centro storico di Poggio Perteto o nella parte di Poggio Perteto. Non c'è bisogno di fare due tipologie di cose. E se questo vi dà tanto, anche sulla pavimentazione, se i marciapiedi di Poggio Perteto sono fatti in un certo modo, non capisco perché la passeggiata debba essere fatta in un altro. Allora, io non voglio scivolare nelle polemiche, che poi altrimenti diventa una contrapposizione che non ci porta a nulla. Dico soltanto che il mutuo e l'identità del mutuo era uno studio fatto da moltissimo tempo, e tant'è che il consigliere, che ne aveva coscienza prima ancora di me, perché era amministratore anche della precedente mandato, ne era a conoscenza. Per cui, detto questo, però, diciamo, ci atteniamo ai fatti. Io penso che chiunque si approccia
a progettare un'opera e a preparare una prospettiva di realizzazione di quell'opera deve dimostrare, ovviamente nelle istituzioni pubbliche, che abbia le risorse. E mi meraviglio che chi fa delle osservazioni sia anche un amministratore del primo corso, perché sapete bene che non si può dare nessun incarico neanche di valutazione del semplice sottosuolo, come già abbiamo fatto, perché di questa cifra che viene detta, una piccola parte, seppure piccola ovviamente, perché rispetto al grosso dell'opera verrà fatto dopo, verrà utilizzato, diciamo, nella parte sostanziale, ma in fase di progettazione già c'è bisogno di avere delle iscrizioni in ruolo e delle risorse disponibili, altrimenti tutto ciò non può avvenire, non può iniziare l'iter. Per cui questo, diciamo, questo è quello che viene portato in chiunque tecnico ragione. Ma io, guarda, ma quale interesse ho io a fare delle cose contro i cittadini? Però questo qui adesso non deve essere un argomento che ci appassiona. Raccogliamo se ci sono delle osservazioni. Io quello che dico è che siamo qua per cercare di fare prima possibile delle opere che ci vengono chieste da tanto tempo, che tra l'altro poi mi sembra che sta facendo anche un fatto di contrapposizione, ma io, se vado a vedere i programmi, anche i programmi amministrativi, vedo bene che c'erano scritte queste cose, per cui io mi prendo tutte le responsabilità, torno a ripetere, i soldi sono i nostri, tu ti prendi le responsabilità e noi paghiamo i debiti, e questo è il problema, sì, Giancarlo è così, se mi permette così. Scusate, però... ma io voglio sapere se non è stata ancora messa a gara e non si sa ancora chi lo accetterà e non si sa ancora se lo accetterà con questi importi, ma come si fa a stabilire quanto costerà la passeggiata? Ma io penso che uno dovrà fare un progetto, scusa, fare una valutazione, allora che voi adesso ci volete far credere che qui si è morto di freddo, no. Dire che ci sono stati dei problemi, dire che c'è stato quello che vi pare, ma dire che era l'unico modo per arrivare qui, beh, vi prego, non ci prendete per stupido. Va bene, io credo che sia incredibile poter sentire una cosa del genere. Io mi ritengo sufficientemente intelligente per non poter accettare di essere presa per stupida così. Allora, che tu puoi dire che ci sono stati dei problemi, io accordo, non vogliamo fare polemiche, accordo, ma che tu puoi sostenere davanti a noi che stiamo qui, che era l'unico iter possibile, perché bisogna fare così, perché il progetto c'era, perché bisognava prima chiedere i soldi per poter far approvare un progetto, cioè non esiste una cosa del genere. Allora, io credo una cosa invece, credo che di questo importo che è stato pensato per un progetto, che adesso è stato modificato, potrebbe tranquillamente essere rivisto invece cercando di ampliare un po', perché la passeggiata non finisce alla rotonda, la passeggiata diciamo prosegue anche verso il crocifisso, la passeggiata è un pezzo di Poggio Mirteto, c'è tutto quanto il viale che va verso la AS che è impraticabile, credo che ci si potrebbe ormai a danno fatto, senza provare a giustificare cose ingiustificabili, che credo che sia la cosa più sincera e anche accettabile a questo punto, perché cercare di imbastire scuse che uno non può accogliere è veramente brutto, vedere come anche col contributo nostro mettere ormai a danno fatto quello che c'è al massimo frutto. Io credo che questo dobbiamo fare qua stasera. Guarda, questo l'accetto volentieri, perché questo è l'intento e il lavoro fatto fino adesso dai tecnici e dalle valutazioni fatte anche nei confronti con le istituzioni che hanno partecipato alle conferenze dei servizi, tant'è che la valutazione che venivano fatte era proprio quella di, diciamo, rendere questo intervento il più possibile economico per allungare l'intervento anche nelle parti più periferiche di Poggio Mirteto. Questo è il concetto, è chiaro che questa qui, una volta che andrà in gara, ci saranno le opportunità, diciamo, migliorative del progetto e saranno ovviamente delle richieste che verranno fatte e delle
prospettive che noi andremo a cogliere. Io quello che dico, ecco, queste sono le osservazioni che ci arricchiscono e che cercheremo di mettere in atto, cosa che già sono state valutate, per cui al di là di tutto quanto può essere il contrario di tutto, cioè non è che io sto qui, vedremo di farlo il meglio possibile, in modo più economico possibile, fermo restando che mi si dice anche no, delle critiche anche rispetto a delle opere recenti fatte, magari su altre parti di Poggio Mettere, parliamo della piazza, ovviamente rispetto a quella dobbiamo cercare di vedere tutto quello che c'è di positivo fatto e cercare di far sì che prendiamo il meglio cercando di diminuire tutte le criticità che magari sono emerse negli anni. Per cui detto questo io accolgo questo aspetto, diciamo, di poter utilizzare le economie, le risorse per allungare di più, diciamo, questa prospettiva, diciamo, di opera verso la periferia. C'era Mario o c'era Messaggiato? Sì, molto veloce. No. Allora, prima di tutto grazie perché hai dato l'opportunità, anche se poco pubblicizzata dalla Comune, di fare questo incontro, perché è giusto che i cittadini dicano la loro su un'opera importante. Io 8 anni fa ero consigliere in questo, insieme all'architetto Rossinelli, andai a visionare il doppio progetto che c'era, e una era la proposta che aveva fatto l'architetto Campagna, proprio sul discorso della riqualificazione anche del lato B, lì c'era il discorso di togliere tutte le piantumature. Vabbè, questa è una scelta, e torniamo al punto, è una scelta dell'amministrazione, amministrate voi, sicuramente altre persone avrebbero fatto altre cose, però amministrate voi, quindi è inutile fare tanti discorsi politici eccetera. Io volevo soltanto richiedere 3 o 4 cose tecniche. La prima riguarda il discorso, a suo tempo facevamo delle rilevazioni sul fatto della ristrettura che c'è qui giù all'inizio, di spostare, chi si ricorda che Poggiano c'era un chioschetto piccolissimo prima, adesso è raddoppiato il chioschetto, c'è stato un altro chioschetto che non c'era, poteva essere benissimo tolto. Io parlo da cittadino, perché se spendono 1.200.000 euro, oltretutto, cioè, se permettete, io vorrei vedere una cosa fatta meglio della piazza, se permettete, perché siamo qui per questo. Quindi mi limito soltanto a delle osservazioni tecniche, nella mia ignoranza da tecnico, però il discorso non è stato pensato minimamente a togliere almeno un chioschetto. A San Benedetto del Tronto io ce l'ho tutti i danni, hanno levato 30-40 chioschetti, l'hanno messi dall'altra parte, nessuno era contento di toglierli al lungomare, però adesso hanno il lungomare più bello d'Italia, eppure hanno levato 40 chioschi, a poi ce ne dovevamo togliere uno, non si è tolto. Secondo, vorrei sapere se finalmente, cosa che non fu fatta dalla piazza, ci sono quei, come si chiamano, i paletti, quelli che escono invece delle transenne, dei cose che poi tranquillamente spostano, se sono previsti questi. Secondo, terzo, se la viabilità non c'è, cioè io dall'altra volta quando vedevo il progetto c'è stava che gli abitanti del palazzo ex carabinieri dovevano avere l'ingresso perché c'era il parcheggio, davanti addossano gli egiziani, dovevano scaricare, addirittura dopo c'era prospettato il parcheggio dei motorini. Allora, dato che lì sopra le immagini sono tanto belle, pure la piazza era bella, poi guardiamo come è ridotta e come è scappata fuori con tutte le scelleratagini che possono essere state fatte, incominciando dai parcheggi. Allora io mi chiedo, avete previsto, cioè è pedonabile o ci saranno anche tutte queste possibilità di entrare con la pericolosità per tutti i ragazzi? Ultimo punto, il discorso delle aiole, a me pare avete fatto la stessa cosa, ora lasciamo perdere i materiali, lasciamo perdere tutto quanto, ma visto come viene curata la piazza e ultimamente per fortuna si vedono un pochettino meglio i giardinetti, ma io mi auguro che furono spesi 50.000 euro, 50.000 euro, non c'è, ma c'ero io come consigliere, 50.000 euro per ristrutturare la passeggiata fatta dalla Sabina Verde di Marchetti. Dopo un anno l'erba non c'era più, perché purtroppo la gente è ignorante, ci passa sopra e tutto quanto. Lì, come ristrutturata, li avremo le stesse problematiche. Ultimo, è previsto l'impianto di videosorveglianza, vista l'ignoranza dei nostri ragazzi e l'ignoranza dei genitori che non gli danno l'educazione? Sindaco, sì. Posso? Velocissimo sarò. Che me lo dà, per favore? Scusi.
questa la manutenzione delle aiole, se deve continuare a essere come adesso, non scrive una cosa che non usa. Quindi è quella una cosa da prevedere. Mi ha preceduto Tassi, però volevo dire questa cosa. Grazie. Scusi, sindaco, sì, un'osservazione, ma 1.280 sono derivate da esame tecnico del tutto il progetto, quindi quando viene messo in gara viene citato 1.080.000 oppure diciamo descrivono le caratteristiche di avere un progetto da cui poi viene fuori un prezzo che può essere diverso da una persona all'altra, e perché non è detto che utilizzando certi tipi di materiali no, che vengono messi in gara venga fuori un 1.080.000, fa venire anche una quantità inferiore di soldi utilizzati da altre parti. Ricordate, 1.080.000 è la totalità, due settimane, naturalmente è compreso di tutto, ma viene messo in gara questo, viene messo in gara una cifra minore, i risultati da compromedio, ovviamente un progetto esecutivo compromedio le redazione del servizio regionale, quindi non è che non si inventa, le quantità e i costi non si inventa, sono quelli lì, insomma, parliamo di 2.700 metri quadri di pavimentazione, un chilometro di cibi, cioè oggi come oggi, quello, se andiamo a prendere il costo a base d'asta e per 2.700 metri quadri sono 230 euro al metro quadro, insomma, e sono costi più che accettabili per una pavimentazione di quel tipo lì. E, riprendendo poi il discorso, qual è l'altro, non so questo perché domande erano tante, i dissuasori, sì, su alcuni punti di ingresso, soprattutto quelli relativi all'ingresso delle scuole elementari, ho previsto dei dissuasori a scomparsa, quindi sono dei dissuasori che scendono all'interno del pavimento e poi risalgono. Diciamo che è stata concepita questo viale come un viale pedonale, però è naturale che con il tempo, se deve entrare un mezzo di emergenza all'interno del, non è che possiamo prevedere, io parlo di emergenze, infatti ho posto anche il problema all'amministrazione dicendo, guardate, se facciamo un viale pedonale non è che possiamo venerdì farci il mercato, non è che poi aprono il dissuasore e entra chi vuole, e quindi è naturale che, però che facciamo? E questa è stata anche la discussione con ex assessori, con la vecchia amministrazione, facciamo un pavimento pedonale, quindi spessore diminuiscono, spessore dell'area della via diminuisce, lo spessore del massetto diminuisce, i costi diminuiscono, oppure facciamo comunque una pavimentazione che è carrabile se deve entrare un mezzo di soccorso, appena entra non è che si pianta perché spacca tutto. Allora, ragionevolmente uno fa una pavimentazione che è carrabile, perché fa anche un discorso a lungo termine, voglio dire, non è che facciamo, e dopo uno dice, beh, è entrato un mezzo di soccorso e si sono spaccate le lastre come succede nella piazza. Quindi abbiamo optato per una pavimentazione del tipo carrabile. Quindi è naturale che poi ci sono delle interferenze, soprattutto citavi te Gianni quella del consorzio. Parlavo di come verrà gestito in futuro, cioè se non, un conto che mi entra un'ambulanza, un conto che mi entra la gente come cacchio gli va di giugno a tutte le ore. Abbiamo capito il suggerimento, io vorrei che non c'entrasse nessuno. Guarda Gianni, su questo già adesso ci sono delle situazioni, perché poi al di là dei desiderata ci sono delle situazioni che le volontà, diciamo, si fermano vicino poi a quello che sono dei diritti che rivendicano magari i proprietari di alcuni immobili, per cui noi stiamo valutando anche queste cose, perché laddove ci sono delle possibilità, diciamo, di concertazione con i proprietari degli immobili, che ovviamente questo a fine di qualificazione, perché non è che adesso noi adesso abbiamo previsto
come dice l'architetto, le varie opportunità, perché basterebbe pensare anche, posso dire, quando si deve fare una ristrutturazione di un palazzo di quella via, se non lo rendo carrabile, immaginiamo adesso anche la Volpicelli, che è stata anche, penso qualcuno già sappia, è stato destinato un finanziamento importante di oltre 1 milione di euro, dovrà essere riqualificato quell'immobile, ovviamente ci dovranno essere per gioco forza oppure immobili che sono prospicienti tutta quanta la passeggiata. È chiaro che, diciamo, la possibilità della carrabilità è un conto, giustamente diverso è la funzione pedonabile che deve avere una via anche carrabile, giusto questo che dici, per cui questa è la volontà che le amministrazioni, prima questa qui che sarà una volta finito questo lavoro e chi verrà dopo, deciderà se imporre o meno anche il divieto di entrata in questi immobili, fermo restando dei diritti inviolabili che sono, diciamo, giuridicamente comunque non invalicabili. Ecco, detto questo, ovviamente ci serve, non possiamo essere spettatori di una cosa di cui io ogni giorno che passo mi si avvelena il fegato anche a me, perché vedere uno scempio in quella maniera non sono. Aspettiamo appunto questo lavoro per dire basta, da oggi in poi si deve mantenere quel luogo in modo dignitoso, in modo rispettabile, da chi porta il cane a passeggio, da chi butta i mozziconi per terra, da chi mangia e butta la carta per terra. Questo è quello che vogliamo. Io penso che l'occasione buona sia proprio il momento in cui vengono finiti questi lavori, cercando appunto con anche i suggerimenti che state portando in questa sede, tipo anche quello dei bagni pubblici. L'architetto ha pensato, ha valutato anche questa opportunità, perché mi sembra in un paese civile sia opportuno che ci siano dislocati delle opportunità, diciamo, di bagni pubblici in questa maniera. Sindaco, posso dire una parola sola? Tre secondi. Buonasera, mi chiamo Mario Plasini. Da buon bancario io dico, quando è stata decisa questa cifra, vi siete fatti la domanda se il comune di Poggio Pirteto è diventato incapiente rispetto ad altri mutui per altre esigenze? Perché secondo me, allora, spiego che significa per chi non lo capisce, quando io facevo un mutuo dovevo capire la capacità di restituzione del cliente che ci avevo davanti. In questo caso Poggio Pirteto cliente, quando è andato a fare questa richiesta, ha valutato questa possibilità? Cioè, a oggi paghiamo 180.000 euro l'anno, se c'è un'emergenza qualsiasi, che adesso non mi viene in mente, siamo in grado, saremo in grado se aumentiamo il reddito, cioè aumentiamo le tasse, il problema è risolto. Ma non è così come funziona. È la capacità di indebitamento dell'ente, la cassa di cose è prestiti, sì. Se non gli dai bilancio, tutti i consuntivi, la capacità di indebitamento, eccetera, io non dico loro, non te lo dà. Ma io non dico loro, io dico noi. Noi poi. Cioè noi comune di Poggio Pirteto ci siamo fatti questa domanda all'epoca? Grazie. Va bene, grazie comunque della ponderazione nel fare. Te ne vai? Puoi parlare? È stato richiesto, approvato, erogato pure. Viene erogato volta per volta, che noi chiediamo le somme a fronte di. Quindi non è stato erogato. È stato erogato una piccola parte, sì, per pagare, già sono stati erogati circa 20-30.000 euro che sono quelli che sono serviti per poter partire con queste cose. Questo è la prassi di questa qua. Poi pagare gli interessi solo su quello. Su tutto il totale ma guardate che qualsiasi mutuo che viene preso la cassa deposito e prestiti, fate le condizioni, è la cassa dello Stato, se vogliamo, che dà i soldi ai comuni che a fronte di opere che si propone, che progetta, man mano che fa dei saldi, cioè dei stati di avanzamento lavori, dà l'erogato. Per cui, diciamo, è una formula che poi i tecnici che ci hanno lavorato per anni sanno che funziona in questo modo. Però detto questo, voglio dire,
questi importi, questa impacchettatura, diciamo che tra l'altro, ma io non è che voglio disconoscere il lavoro fatto dai precedenti, che vi ringrazio perché secondo me i tecnici me lo confermano, non solo loro, ma anche coloro che in qualche modo ho interrompito in, comunque in importanti fasi, soprattutto posso dire, prima ancora di prendermi l'impegno amministrativo, mi sono informato cioè, da persone fidate come può essere consulenti, ex dipendenti, funzionari che hanno lavorato in questa materia, per cui, perché capisco anche l'importanza, anche il pathos che può essere diciamo insito in noi nel momento in cui si parla di cifre importanti. Detto questo, io mi sono affidato ai tecnici, all'ufficio ragioneria, alla segretaria, agli amministratori che hanno seguito questa vicenda per portare avanti diciamo, una procedura che era avviata. Però ecco, quello che mi appassiona di più adesso è raccogliere il più possibile il confronto con voi, ma le osservazioni, cioè che a volte ci sono delle, magari delle sollecitazioni, che posso dire, il chiosco, possiamo parlare, il chiosco, l'architetto lo sa, è una prospettiva, anche quella che giustamente Gianni lo dice, lo ripete, noi non è che l'abbiamo sottovalutata, la stiamo ancora adesso, anche l'altro giorno, degli incontri, più tecnici, voglio dire, ma quando vanno i progetti queste cose, non adesso. No, ma questo è stato, questo dice, ma il chiosco è un particolare di una cosa, come il bagno oppure il fatto della metabilità o meno. L'importante è il bagno, quando fai il progetto non ce lo metti, però dopo serve, se ti esce ce metti il bagno. Guardate, innanzitutto ci sono delle procedure, però perché vedete, vogliamo fare così, calcare la colla e fare la lina. No, la lina, no. Poi scusa, una sola domanda. Ma si mi dice dove l'ha preso i 2700 metri quadrati? Perché non voglio essere smentito. Voglio che lei confermi che di pedolamento, di pavimento sono 2700 metri quadrati. Perché 200 metri per 5 metri o 200 o 6 metri per 200 metri fa 1200 metri quadrati. Mi dica dove stanno poi. Lo vediamo, lo potremmo misurare, sì. Detto questo, raccoglio. Scusi, però il fatto che. Scusate, posso dire una cosa pensando? Volevo sapere, una domanda semplice, ma che richiede una, vorrei una risposta, diciamo, certa quasi. Quando torno a casa, che io devo dire ai miei figli? Quando inizieranno i lavori? Questo. E poi con un'altra cosa. Il fatto che, cioè, diciamo, no? Siccome io mi sono fatta casa e ho visto che quando ho fatto un progetto ho messo su, cioè, ho trovato le risorse così, però in corso d'opera le cose non sono diminuite, i prezzi eppure e tante altre cose, quindi voglio dire, se parliamo di un mutuo così grande, cioè, e se succede qualche cosa, allora preventivamente io chiederei alla cittadina di rivedere questo progetto per quanto riguarda la parte, diciamo, cioè perché appoggio il tetto, non servono i marmi e quant'altro, appoggio il tetto serve di. È un paese, cioè è la città di Poggio Mirteto, ma è un paese, quindi l'importante poi è il mantenimento di queste cose, perché se ci mettiamo marmi, basalto, eccetera, eccetera, cioè voglio dire, ci abbiamo avuto un anno fa, agosto, il terremoto alle porte, no? Il terremoto, la matrice, accumuli. Allora, che c'è? Tutto può succedere. Non voglio fare questa proposta alla chiesa, però voglio dire, no, non si fanno spendere tutti i soldi per rifare il manto della passeggiata e il porto dell'aglione. E poi, come diceva il consigliere Consumati, secondo me c'ha ragione, perché cambiare le panchine e metterle di parte da quelle che stanno in piazza? Almeno creiamo una continuità. Comunque la domanda più importante per me è sapere quando vado a casa che io devo dire ai miei figli, la passeggiata inizierà quando io voglio sapere. Cioè perché. Sono Francesco Bonomo, sto appoggio Mirteto da circa 50 anni e da 50 anni abito nel Viale De Vito.
il viale che con i suoi platani è una delle poche bellezze che è rimasta a Poggio Mettero, perché molte altre cose se ne sono andate grazie anche a certi amministratori, cose che a me non sono piaciute. Per quanto riguarda questo progetto, condivido quanto già espresso sulla possibilità di poter risparmiare sulla pavimentazione, magari per dedicare le risorse ad altre zone pressoché abbandonate di Poggio Mettero. Però io volevo intervenire proprio sui platani, perché ho notato che da circa 15 anni, anzi devo dire che non soltanto il taglio di 2 anni fa, ma quello precedente della ditta Marchetti è stato proprio deleterio, tant'è che io nel mio rione raccolsi circa 350 firme proprio per il modo con il quale furono fatti quei lavori. Mi ricordo che venne ricevuto dall'amministrazione, parlavo di platani feriti. Da circa 15 anni ho notato, e penso l'abbiamo notato un po' tutti, che i piccioni che stanno a Poggio Mettero, Columba Livia, che prima abitavano nella Puglia, nella cattedrale, in altri posti, ormai in quei posti non possono più andare perché i vari punti d'entrata sono stati chiusi. Questi colombi spesso e volentieri nidificano su questi platani e la dottoressa Daniela me lo insegna che lo sterco del piccione è deleterio addirittura per il cemento, figuriamoci un po' per il legno. Quindi queste cavità che noi abbiamo riscontrato, che ci sono da anni, credo che in questi ultimi 15 anni con questi piccioni siano assolutamente peggiorate. Domando, dobbiamo attendere l'inizio dei lavori della riqualificazione del viale per poter fare qualcosa per queste cavità, quantomeno riempirle alla buona, come ci hanno insegnato, no? In campagna ci si mettevano dei sassi, un po' di cemento, un po' di terra, e intanto la buca veniva chiusa e il piccione se ne andava un'altra parte. Anche perché il sindaco, approfitto dell'occasione per dire che questi piccioni cominciano a essere un po' troppi, bisognerebbe prendere qualche provvedimento, perché poi tutto il giorno ci ricepiamo noi nei balconi, nei davanzali, nei tetti, nelle finestre, e creano ulteriori danni. Grazie. Francesco, sì, come il problema dei piccioni e del guano all'interno dei piccioni è stato trovato anche delle cose assurde, tipo un casco, quando ci pensa. Per quanto riguarda le cavità, la dendrochirurgia è stata un po' abbandonata, anche se la dendrochirurgia, quella che intendi tu adesso, insomma, del posizionamento di materiali all'interno delle cavità. Quello che io ho proposto, proprio per evitare ulteriori problemi che possono essere per le piccioni, è la ripulitura delle cavità dal materiale che si trova all'interno, cercando però di preservando la parte di compartimentazione che la pianta ha messo in atto da solo, e il posizionamento di una retina di drenaggi dove è possibile fare dei drenaggi con dei piccoli fili di lame per lo sbrono delle acque dove le cavità sono più grandi e restano, e col filo di lame in modo che c'è continuità, insomma, di sbrondo di acqua, e poi a posizione di retine sulle cavità in modo che i piccioni non possono entrare all'interno. È stato previsto, è previsto proprio tra le opere che devono essere messe in atto all'inizio, cioè quando verranno fatti gli abbattimenti, la prima potatura di sistemazione, e quindi tutte queste cose. Tant'è che c'è anche il problema di quello che normalmente viene chiamato pidocchio, che in realtà è la corituca, e io ho previsto per la corituca dell'endoterapia meno invasiva che dà risultati per 3-4 anni, in modo che per 3-4 anni il problema anche della politica ciliata, quindi questo tingere del plano, il zettino trasparente che dà fastidio a noi, si evita, insomma, il problema del tingere almeno per 3-4 anni. Però tutte quello che si può fare per cercare di dare una sistemazione il miglior modo possibile plata è stata prevista. Io l'ho prevista su tutte le plate. Va
già, e no, pure il figlio del dottore prima. Volevo mettere chiaro una cosa. Fermo restando il lavoro svolto dai tecnici e dal tecnici per le diverse discipline, oggi abbiamo avuto la dimostrazione che questo progetto, come tanti altri, seppur ben fatto dal punto di vista delle illustrazioni, non tanto per quanto riguarda le scelte, ma le scelte vengono indirizzate, no? Quindi dall'amministrazione stessa. La cosa che mi ha sorpreso è che lei ha dichiarato all'inizio che tutto questo progetto era stato concertato, e invece no, in quanto è lei che ha smentito se stesso, in quanto ha stilato adesso un elenco raccogliendo le indicazioni dei cittadini, a dimostrazione di quello che diceva Walter prima, di quello che diceva Sandro ancora prima, che questo è un progetto che viene calato dall'alto. Lei l'ha ereditato, non il progetto, l'intervento lei ha ereditato, e ha cercato e sta cercando di portarlo davanti, perché è un impegno morale. Però forse se una seduta come questa fosse stata organizzata un anno prima, ma anche due anni prima, i risvolti, non tanto gli obiettivi, ma anche le strategie, potevano essere diverse. Adesso ci si trova davanti a un fatto compiuto che, tra le altre cose, deve essere oggetto di trasformazioni, perché se vogliamo, o se volete, recepire le informazioni e gli indirizzi che vi sono stati e che sono stati esposti qui, significa comunque dover rimettere mano a quest'opera. La progettazione partecipata è qualcosa che da più di 20 anni sta dando degli ottimi risultati, però mi sembra che questo procedimento si è fermato proprio ai margini amministrativi del territorio di Poggio Mirteto. Questo succede non solo per questo intervento, ma posso citare anche il piano regolatore, o se preferite il piano urbanistico comunale generale, di cui non si sa più niente. Cioè, siamo costretti spesso a subire delle, perdonatemi, imposizioni senza avere voce in capitolo su tutto quello che, su tutte le trasformazioni del territorio. Concludo dicendo e chiedendo all'amministrazione, tanto per chiarezza mia personale, allora questo è un progetto che questa amministrazione ha ereditato, però nell'arco degli anni le situazioni si evolvono, cambiano anche le priorità. Allora gli 800-900 mila euro, perché poi questa dovrebbe essere la soglia a base di gara, senz'altro non è una cifra sufficiente per magari sanare altre emergenze che sono presenti sul territorio, tipo lo smaltimento delle acque reflue, che è un problema che non so se tutti i cittadini conoscono, ma che interessa il nostro territorio. Poggio Mirteto è uno dei comuni che ha sottoscritto e sostiene il contratto di fiume della media valle del Tevere, e dalle analisi fatte sul territorio risulta, tra tutti questi comuni, sono 12 comuni più la riserva Tevere Farfa, per certi versi un fanalino di coda per quanto riguarda il problema dello smaltimento dei resti. Allora mi domando, no? Qual è la logica che l'amministrazione segue nel determinare le priorità del territorio, dell'ambiente e quindi anche della comunità e della collettività? Grazie. Abbiamo valutato l'alleanza del comune con richiedere lo scomodo. Credo che si riferisse a questo concetto. Cioè, ho letto un articolo qualche giorno fa sul giornale in cui giustamente tu lamentavi la diminuzione delle risorse, quindi un certo minore, minore capacità di spesa, ovviamente, no? Diminuiscono le risorse, non ci sono più le risorse da provincia, dalla regione.
situazione sottoviene, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda le tasse, penso che come cittadini avremo molto da dire. Tu allarghi le braccia, comunque si è, diciamo, ultime la TARI che i rifiuti urbani che ci sono stati aumentati così di imposta e poi siamo stati giustificati. Comunque non entriamo in questo, non è un altro argomento. Però mi dico, a fronte di quello che tu lamenti, cioè che ci sono meno entrate, nell'ultimo consiglio comunale ha fatto proprio un accorato appello al fatto che col bilancio che ci avevamo non ci sono i fondi per fare le cose, non ci sono le risorse per intervenire su delle priorità. Tutto mi sta bene, io ribadisco qui l'intervento che ho fatto, ma se a casa mia ci sono delle priorità sui figli, io non posso pensare a abbellire il giardino e non c'è niente da dare a mangiare o l'acqua dentro casa ce l'ho fredda. Cioè io credo che a distanza di 6 anni da quando questo progetto è stato partorito, le situazioni ne sono cambiate tante e credo che sia abbastanza incosciente da parte di noi che amministriamo riproporre un progetto negli stessi termini, perché a fronte dell'emergenza dell'acquedotto, a fronte dell'emergenza della depurazione, la risposta è non ci sono i fondi, però ci permettiamo spendere 1.200.000 euro per mettere in mano in passeggiata. Io come cittadina questa cosa non la posso accettare. Io spero che voi siate molto più tolleranti di me e l'accettiate benissimo, però io personalmente non la sapevo spiegare. Quindi io come proposta, dico questo, si può rivedere il progetto riducendolo decisamente? Allora, io quello che dico sono delle riflessioni che, cioè, se dobbiamo fare, diciamo, travalicare un po' quello che è nel merito un'opera importante, e noi stiamo parlando della parte superficiale, della parte della sicurezza degli alberi, si parla delle, diciamo, della sorta di servizi di prossimità che l'utenza, la socialità deve avere per avere Poggio Mettere più attraente, più accogliente, più inclusivo. Nello stesso tempo abbiamo tutta una serie di situazioni che Poggio Mettere deve mettersi in regola e adeguarsi dei sottoservizi che abbiamo anche sottovalutato in questo dibattito, non è emerso, ma ci sono delle situazioni, le radici degli alberi stanno portando via le foglie, stanno portando via delle cose, abbiamo visto l'altro giorno preoccupati i tecnici, non so che era gas, non ricordo, però ci sono delle situazioni che le stiamo in questo momento marginalizzando. Io dico che è chiaro, è giusto, noi dell'economia e dell'attenzione dobbiamo fare, tant'è che abbiamo rivisto da un progetto che comunque chi in un modo, chi nell'altro se ne è parlato, perché io poi vorrei ritirare fuori, è vero che forse c'è bisogno di più incontri, benvengano. Dedichiamoci ancora più tempo, la vita di un amministratore veramente si riduce sempre di più perché c'è bisogno, ecco, parlava l'architetto Campagna, parlava del contratto di fiumi, ieri sera noi siamo stati insieme a altro consigliere Fantozzi, sono stati un pomeriggio ad affrontare queste tematiche perché ci crediamo, perché vogliamo starci presenti, perché sappiamo le problematiche, ma io non sto facendo campagna elettorale, io sto cercando di vedere al meglio quello che è stato un impegno, tra l'altro sia nostro, sia dell'attuale maggioranza che della minoranza, perché ci stava in tutte e due scritto questa cosa. Se non mi ricordo male, per cui detto questo, io sono perfettamente d'accordo. Non siamo capaci, ma lasciamolo digitare un po' agli altri. Voglio dire, adesso dacci la possibilità, un contributo positivo per migliorarci. Questo vi chiedo. Uno, due, dico che su altre tematiche ci possiamo riaffrontare sicuramente. Avete parlato del ciclo delle acque, però scantoniamo, ci ritorniamo sopra perché lì. Bonfigli sa che al Consiglio Comunale ne ho parlato di tutto quello che è il processo di trasformazione anche della gestione del ciclo delle acque, che come sapete per legge non sarà più in capo ai comuni, ma sarà in capo, per cui noi è vietato in questo momento, no? Proprio sarebbe quasi un distrarre dei fondi, se non per le emergenze, destinare dei fondi su quello che è il ciclo dell'acqua. Ciò non toglie che noi dobbiamo garantire questo passaggio alla società Acqua Pubblica Sabina, che per legge, dopo il referendum c'è stato, l'acqua deve essere gestita da un soggetto pubblico di ambito, per cui gli ambiti territoriali ottimali, che sono tutta la provincia di Niente e 8 comuni della provincia di Niente. Ma ci torneremo anche con il confronto pubblico su questo, io sono aperto, io torno a ripetere, sto dando quello che ho di risorse,
mentali, psicologiche, fisiche, senza premeditazione alcuna. Però è ovvio che poi da qualche scelta va fatta. Su le cose che mi diceva, che mi accalorano anche di più, che io stresso tutti i giorni, chi mi sta vicino sa che mi martello tutti i giorni perché voglio che i tempi vengano rispettati. Purtroppo, maledetta veramente intrighi burocratici che viviamo tutti i giorni, e questo ci porta ad avere sempre un viaggio. Possiamo ragionevolmente dire che entro la fine del mese mandiamo tutto con piccoli ritocchi che l'architetto aveva già in umore, perché alcune di tutte le cose mi sembra che l'avevi in occhio meno diciamo affrontate. Detto questo, trasmetteremo alla stazione unica appaltante di cui vi ho detto prima, che sarà il soggetto pubblico amministrativo che indirà questa gara. Ultima cosa che vi dico, anche rispetto ad altri argomenti, quando mi si sollecita io sono pronto a discutere, che non ho nulla da nascondere, però vi prego di credermi su questo. Poi sulle incapacità i cittadini decideranno, insomma, quello che devono fare, insomma, non è che io chiedo veramente che ognuno di noi sia cosciente che tutte le richieste che abbiamo detto prima, problema Piccioni, vogliamo parlare del problema dei campi, il problema dei cinghiali, che è sempre in capo al comune. Il comune, le risorse sono limitate, siamo noi, se dobbiamo curare anche gli alberi, significa che dobbiamo prevedere dei fondi da destinare, e il mutuo poi non è che deve pensare solo all'opera, ma anche almeno al mantenimento, no, e l'avviamento di queste cose, che chiaramente ci vuole subito a smucchiare le risorse quando si deve decidere di mantenere, ripristinare, curare e così via. Detto questo, io vorrei dare la comunicazione che sono disponibile anche su temi importantissimi come quelli che sono stati anche citati. Vi annuncio che questa settimana sono iniziati i lavori alla struttura sanitaria qui di Poggio Mirteto, per, come era stato annunciato già dai comunicati, per la realizzazione della parte che consente l'accesso indipendente al secondo, terzo e quarto piano della struttura con le scale e la tromba dell'ascensore, e contemporaneamente iniziano gli adeguamenti con tempi contingentati per la ditta, per cui diciamo i tempi sono stati contingentati. Ovviamente, come tutte le cose, lo diceva prima Antonella, quando si realizza un'opera qualche inconveniente, e io incrocio sempre le dita, qualcuno mi ci abbia pure in giro, perché dico che ovviamente le cose non le prevedi, ma poi ci sta sempre qualche inciampo. Entro la fine di ottobre i lavori dovrebbero essere conclusi, e parallelamente dovrebbero essere anche adeguate diciamo le parti interne e tutte le procedure strutturali e statiche. Queste sono diciamo questa roadmap che è stata stilata, è stata individuata anche dal nuovo commissario straordinario della Arde di Rieti, per cui diciamo su questo vi terrò aggiornati, se vogliamo, insomma, anche con un confronto, però mi sto monitorando giorno per giorno anche su questo aspetto, diciamo, infrastrutturale. Grazie della presenza e della presenza. Io volevo comunicare, Sindaco, che alcune associazioni stanno valutando l'opportunità, ai sensi dello statuto, di chiedere il referendum su quest'opera ai cittadini. Vediamo se accordi questo referendum o fai come ha fatto il tuo predecessore, che un comune a Villi ha evitato che i cittadini si esprimessero. Quindi chiederemo un referendum. Thank you.